Quest, titolo sponsor dei campionati di NLP, vi dà il benvenuto. La più cordiale buona serata agli amici della Pallacanestro da Paolo Rappoccio. Siete collegati con il Pallaravizza di Pavia per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Girone A, la Vinteras Omnia Basket Pavia, che riceve la visita della Celsanus Roburet Fides Varese. Squadre, 3 minuti al salto 2, squadre che si schiereranno agli ordini dei signori Marzo di Lecce e Lucarella di Taranto. Partita già molto molto importante per Pavia, che al di là di quelle che potevano essere le valutazioni della pre-season, è ancora inchiodata a quota 0 in graduatoria dopo 3 sconfitte, mentre la truppa ospite di, allenata da coach Cecco Vescovi, ha trovato proprio sabato scorso i primi punti, il primo referto rosa del proprio campionato, vincendo al campus 86-69 contro Montecatini. Dicevamo della partenza difficile per Pavia, che però quest'oggi, già in sede di riscaldamento per partita, può comunque abbozzare un primo sorriso. In settimana Daniele Emanuelli si è regolarmente allenato, porta una vistosa ginocchiera per proteggere il ginocchio, gli stando problemi, ma soprattutto il motivo di soddisfazione e di speranza è di vedere in questo momento impegnato sotto canestro a raccogliere i palloni scagliati dal compagno Benedusi, è appunto la presenza cambiato di Andrea Iannilli, il centrone romano, che presumibilmente oggi verrà aggregato, diciamo, per oro di firma, ma l'obiettivo dello staff tecnico pavese è quello di poterlo schierare poi a partire da sabato sera per la trasferta di Siena. L'assenza di Iannilli, che ovviamente ha pesato enormemente sugli equilibri tecnico-tattici della Vinteras, squadra costruita su questo giocatore che ha pochi uguali in campionato, ovviamente uno dei migliori centri del torneo, e poi in grado di fare mille altre cose utili alla causa. Sappiamo le sue, conosciamo le sue qualità di eccellente passatore, quindi in grado di dare letture a Pavia. È ovviamente un intimidatore, un grande difensore e soprattutto un leader assolutamente non silenzioso, visto che è abituato ad accompagnare ogni giocata dei compagni con un vero e costante controcanto. Andiamo a vedere come le due squadre si schiereranno. Pavia deve in questa partita sicuramente crescere dal punto di vista delle esecuzioni offensive. Per il momento nelle prime 3 uscite la truppa di Pat Baldiraghi sta viaggiando con 70 punti fatturati a partita, ma soprattutto, e l'aspetto è quello da limare al più presto, ne sta subendo qualcosa come 84, quindi cifre assolutamente inedite e inaccettabili per un coach come Baldiraghi, che in tutta la carriera ha fatto del proprio credo cestistico l'applicazione difensiva e l'intensità assolutamente massimali, quindi non è assolutamente soddisfatto. Ma una lettura più attenta evidenzia come Pavia, appunto, senza Iannilli è stata costretta molto spesso ad andare a proteggere l'area, e questo abbia comportato la necessità di tirare una coperta difensiva corta, quindi lasciando spazi sul perimetro, e questo abbia portato poi ad incassare dei bottini importanti. Roburg è una squadra di attaccanti di vaglia, parliamo di Ferrarese, parliamo di Planezio, parliamo di Mercante, dello stesso Passerini, squadra che tra l'altro ha un assetto assolutamente perimetrale in questo incipit di campionato, praticamente dal punto di vista del bilanciamento offensivo scaglia lo stesso numero di tiri da 2 punti che da 3. 97 volte ha tirato da 2, 95 volte ha tirato da 3 punti, quindi è chiaro che sarà fondamentale comunque andare a mettere pressione sul perimetro e a lasciare il minimo indispensabile di tiri aperti alla squadra roburina. Tutto pronto, Pavia schierata con il quintetto canonico, con Di Bella, Mascherpa, Benedusi, Spatti e Riccardo Crespi. Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gilberto Benetton, ex presidente dell'omonima formazione di basket di Treviso e anche della nonna del nostro Giulio Mascherpa, entrambi recentemente scomparsi.
Giulio. Visibilmente commosso il bomber pavese, che viene incoraggiato dai tifosi della tribunetta. Robur che invece parte con i primi 5 con Ferrarese, con Passerini, Mercante, Planezio e il giovane Sofoni Assui. Backup disegnato di Davide Rosignoli, che ha qualche problema fisico e che in queste ultime partite appunto è uscito dalla panchina. Tutto pronto qui in via Treves, il primo pallone che viene gestito da Ledime Spavia. Di Bella per Spatti, il ricciolo di Mascherpa che riceve ancora per Fabio Di Bella, che va a prendere il pick and roll centrale con Crespi, chiude il palleggio, va da Mascherpa che decide di attaccare Passerino, scarico per Spatti aperto in angolo, tiro corto, rimbalzo in attacco conquistato da Mascherpa, quindi primo extra possesso per la Vinteras. Di Bella che va ad attaccare in palleggio ancora da Spatti, Parese che va a collassare, a chiudere l'area, la penetrazione di Di Bella che costruisce il tiro per Mascherpa, per il tiro in angolo di Fabio Di Bella. Tripla bersaglio per il capitano pavese, che è reduce da una prestazione davvero poco convincente, sicuramente non all'altezza della sua fama a Piombino, e davanti al pubblico di casa ha indubbiamente voglia di riscattarsi. Poi in attacco per Planezio, che si prende una morbida soluzione, la manda a bersaglio da due punti. Due punti per l'ex giocatore di Treviglio, giocatore che viaggia con oltre 15 a partita col 40% da tre punti. Redusi con palla in mano va a chiamare il gioco d'attacco, poi si butta dentro, scarica per Crespi che può attaccare il ferro, corta la soluzione dell'ex Piombino, c'è però il buon lavoro a rimbalzo di Alessandro Spatti che va a tenere vivo il pallone, quindi rimessa in zona d'attacco per la Vintera Somnia Pavia, avanti di 1, 3-2, 8-41 da giocare in questo primo periodo. C'è la palla persa per Pavia, il recupero di Mercante che attende di poter giocare un attacco di difesa schierata. Planezio aperto a tre punti, spara con Crespi in evidente ritardo, buon per Pavia che la conclusione va a scheggiare il primo ferro, ma sicuramente censurabile la difesa dell'ex Piombino. Ora tripla di Bella sul blocco di Crespi, sbaglia anche il capitano pavese, rimbalzo controllato dalla truppa ruburina, Passerini in palleggio per Mercante, Sofoni molto lontano da canestro, vedete una squadra perimetrale, c'è l'uscita dai blocchi di Passerini che non attacca, va per Planezio, ancora due punti, va a realizzare, quindi cambio di vantaggio per la prima volta in questo match, avanti gli ospiti 4-3 con 4 tutti fatturati da Planezio. 7.55 per andare a chiudere, c'è la buona partenza incrociata di Mascherpa che va a attaccare Passerini, primo fallo per il giocatore di classe 93, uscito dal fertile vivaio roburino e reduce da annate con grandi fatturati in Serie C a Gazzada. Rimessa di cui si occupa Benedusi per Di Bella, la ricezione di Spatti, il tentativo di innesco per Benedusi, quando è troppo timido Planezio va all'intercetto. Ora sul tentativo di far partire la transizione c'è il tocco della difesa pavese. Capitan Di Bella che chiama la 2, finora la zona fronte pari, finora Pavia ha fatto vedere questa difesa che parte a zona, poi ha degli adattamenti in matchup. L'uscita di Planezio per Ferrarese con spazio, e questo è una scelta molto pericolosa. L'ex Urania va subito a mettere il suo tiro di mancino e sono 4 di vantaggio per Varese, avanti 3 per chi attacca, 7 per chi si difende. Primi 3 punti per Simone Ferrarese, giocatore uscito da Milano, poi una lunga carriera, ultimi 2 anni con l'Urania. Ora c'è la buon attacco al ferro di Crespi, la soluzione sottomano che però sbaglia, Pavia che sicuramente andrà a giocare molto con i suoi lunghi. Ora c'è lo show di Crespi che va a spendere un fallo sul palleggio di Ferrarese. ...100% di realizzazione per Varese, almeno secondo le statistiche, in realtà c'è stato un errore di Planezio. Ora la ricezione con l'errore per Sofoni Assui, Pavia che prova ad accentuare le cadenze, Benedusi va fino in fondo, poi scarica per Di Bella, Spatti una mezz'ora ad attaccare, torna da Di Bella, va a piazzare il pick and roll,
Di Bella va in palleggio, poi la difesa chiude l'area, torna fuori, pallone interno per Spati, morbida la soluzione dalla linea dei 5-20 per i due punti per l'ala bresciana. Pavia che torna a fatturare, 6-35 per andare a bruciare il primo quarto, 5 per chi si difende, 7 per chi attacca. Palla nelle mani di Ferrarese, faccia a faccia marcato da Di Bella, per Passerini che va a prendere, spezza il blocco, va a splittare il blocco e va a attaccare il ferro. C'è la chiusura difensiva di Spatti che va a spendere il proprio primo fallo. Primo fallo, secondo fallo di squadra Pavia. Rimessa in zona d'attacco per Varese, l'uscita di Planezio, marcato faccia a faccia da Spatti che prova ad andare aggressivo. Planezio che parte, giocatore mancino, Spatti chiude la via, c'è l'intercetto di Benedusi che tocca la palla, 5 secondi per chiudere il possesso roburino. Finalmente Pavia che si è data un giro di vite difensivo. Rimessa, si occupa il consegnato di Planezio per Ferrarese che va da Mercante che spara a tre punti sbagliando. Scade la sirena dei 24 secondi e per la prima volta abbiamo visto una difesa presentabile da parte dei padroni di casa, l'abbiamo sottolineato in sede di presentazione. Pavia che subisce 84 punti, una sorta di bestemmia tecnica per quello che è il credo di Maldiraghi, quindi necessario ovviamente assolutamente invertire la rotta, maggior ragione sul parquet di casa. Di Bella a superare la metà campo, va da Benedusi, l'uscita di Spatti, il consegnato per Di Bella che prende il pick and roll laterale, va a giocare a due con Spatti che andrà ad attaccare Planezio, la palla persa però dell'ala bresciana. Ora parte il contropiede primario che Mercante però va a non chiudere sbagliando, andando al ferro, la transizione pavese, Mascherpa che viene raddoppiato, splitta il blocco, va per Spatti che sbaglia, ma la Scherpa ha posizione a rimbalzo d'attacco e va a realizzare i primi due che valgono il pareggio. Pavia che impatta a quota 7, 5-23 da giocare. Pavia che comunque è partita con qualche titubanza, prova comunque a giocare di energia, la ricezione di Passerini che sbaglia da due punti in angolo, rimbalzo controllato da Mascherpa, Vinteras che può ripartire, Di Bella che va a cercare l'innesco interno per Spatti, arriva un'altra palla persa e la terza per Pavia in 5 minuti, sicuramente non contento di questo coach Baldiraghi. Varese recupera, il palleggio prolungato di Ferrarese, sul cambio difensivo c'è Spatti su di lui, ora Planezio, di lui esce Crespi, Planezio è ovviamente più rapido, va a attaccarlo, va al ferro e c'è il fallo speso sulla dalla difesa pavese. È il primo fallo per il numero 13 Fabio Di Bella. Ora c'è il cambio chiamato da Baldiraghi, dentro Angelo Guaccio per Alessandro Spatti, che sicuramente è partito troppo timido in questo incipit di partita. Vediamo se Angelo Guaccio, che è un giocatore di energia ma anche ancora non perfettamente calato in nella realtà tecnica pavese, in particolare in difesa a volte si prende delle pause molto pericolose, vediamo oggi cosa riuscirà a dare dal punto di vista dell'energia. Diciamo che l'incipit non è dei migliori, visto che Mercante, il suo avversario, va a prendere il rimbalzo d'attacco sul 1-2 di Planezio. Ora Mercante aperto a tre punti, scarica per Assui che va per col semigancio, sbaglia, va a rimbalzo dinamico Planezio che sbaglia. Diciamo che Varese sta perdonando qualcosa, ma Pavia è assolutamente non irreprensibile in difesa. Ora triplo in transizione di Benedusi che sbaglia, Guaccio che prova a tener vivo, Iannilli che dalla panchina richiama con ampi gesti il taglia fuori difensivo di Angelo Guaccio che ha clamorosamente dimenticato, e con 4-28 da giocare Ferrarese supera la linea di metà campo per Passerini, fuori da Planezio, marcato faccia a faccia da Pavia. Ferrarese che si prende la penetrazione, altra scelta censurabile, difesa pavese che ha mandato a sinistra un mancino. La Scherpa con palla in mano, vediamo se andrà ad attaccare Passerini, c'è accenno di raddoppio di Assui, la Scherpa scarica per Di Bella, ma spaziature davvero non ottimali per Pavia. Guaccio che va al ferro, va a scaricare, avrebbe dovuto andare a concludere. Altra palla persa per Pavia e sono 4.
Ora c'è il recupero per Di Bella. I commentatori di una volta avrebbero detto limpide fasi di gioco. Di Bella a cercare di dare letture più convincenti, fuori da Guaccio che va a attaccare il ferro, va a sbagliare. Buon per lui che arrivi il contatto falloso di Assui, quindi saranno due tiri liberi a disposizione dell'ex giocatore di Piacenza. Ora cambio per Pavia e ci toccherà pagare una scommessa, visto che ha sodato l'inizio poco convincente dei suoi. Baldiraghi va a tingere al totem Iannilli con clamoroso anticipo. Angelo Guaccio, numero 19. Crespi che va a accomodarsi in panchina, quindi Iannilli che fa il suo esordio praticamente in casa, visto che l'infortunio ha tolto di mezzo il centro romano nel match esterno con Vigevano dopo 4 minuti di gioco. Sbaglia la seconda conclusione Guaccio. Tabellone che recita 8 per chi difende, 10 per chi attacca, 3-21 per andare a chiudere questo primo quarto. Cecco Vescovi ha proposto per pareggiare il tonnellaggio pavese l'ingresso in campo di Rosignoli. Ora Mascherpa va a forzare il blocco di Rosignoli, va a commettere il proprio primo fallo. Pavia che esaurisce il bonus, 2 invece i falli di squadra per Varese. La ricezione di Passerini fuori da Mercante, che attacca Benedosi, buona difesa del ex Omegna, ma Mercante con un morbido jumper va a realizzare. 8-12, il vantaggio che resta stabilmente nelle mani degli ospiti. Ora Benedosi va a giocare a due con Iannilli, marcato da Rosignoli, lavora sul perno il centro romano, va a sbagliare, c'è l'ottimo rimbalzo offensivo di Capitan Di Bella che quindi consentirà ai suoi un attacco supplementare. Ora però la palla persa di Di Bella, lo scippo di Ferrarese e altra situazione offensiva per i varesini. Mercante in angolo che va a battere Iannilli che spende fallo, canestro e fallo, quindi 4 in fila per Mercante, primo fallo di Iannilli, quindi primo quarto davvero poco incisivo. Ora Manuelli per Di Bella, Capitan Dibo che non riesce a darsi una scossa, davvero non positivo questo primo quarto per lui. Libero addizionale per Jacopo Mercante che va a realizzare in lunetta con l'ausilio del ferro e massimo vantaggio per la Robur, 8 per chi attacca, 15 per chi difende. Giulio Mascherpa e Manuelli si alterneranno in regia. Ora la ricezione di Manuelli, l'uscita a ricciolo di Mascherpa, chiuso bene dalla difesa varesina. Mascherpa che va a giocarsi il pick and roll con Iannilli, va invece da Manuelli per Benedosi che va ad attaccare il ferro, subisce il fallo di Mercante. Pavia deve lavorare in queste situazioni. Varese ha moltissimi attaccanti ma che non sono propriamente difensori di vaglia. È chiaro che se fioccano le palle perse sono già 5 per Pavia in 8 minuti. Ora dentro Marucca per Passerini, altro prodotto del fertile vivaio varesino. Benedosi alla rimessa e in zona d'attacco, il blocco di Guaccio per la ricezione di Iannilli che va a consegnare per Mascherpa. Giulio si prende un tiro da 3 punti sfruttando il blocco molto fisico di Iannilli. 11 per chi si difende, 15 per chi attacca, sono 5 punti per Mascherpa, 2 da giocare. 11-15, Ferrarese che riceve, l'uscita di Iannilli, c'è il fallo, contatto lontano dalla palla tra Manuelli e Rosignoli. Saranno 2 tiri liberi a disposizione di Davide Rosignoli, il giocatore di classe 1988, giocatore che vanta il pedigree più nobile fra i roburini, con trascorsi in Serie A anche a Scafati e poi una lunga carriera in cadetteria da 2 anni alla Robur. Il capitano varesino va a realizzare il primo tiro libero, quindi primo punto del suo match. 5 di vantaggio per la Celsanus, 2-2 per capitano Rosignoli. Tornano 2 i possessi di vantaggio per Varese. Marucca che attende difesa Mascherpa, palla nelle mani di Manuelli che va a giocare sotto per
Iannilli che lavora di fisico contro Zignoli che spende il fallo, è il quarto fallo per gli ospiti, quindi vanno in bonus. Fallo del numero 30 Rosignoli, è il suo primo fallo. Primo per Rosignoli, rimessa in zona d'attacco per la Vinteras. Sempre Benedosi ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco. Palla per Iannilli, una mezza finta. Va a attaccare Rosignoli, lo scarico per Benedusi, su di lui c'è Planezio, Benedusi che torna fuori da Mascherpa, via costruito poco, Mascherpa deve forzare, inventare tre punti, sbaglia, rimbalzo offensivo però per Benedusi, ora qua c'è una mezza idea di attaccare andando spalle a canestro, va fino in fondo, non male la soluzione, sbagliata. Ma questo è quello che Guaccio comunque deve fare, deve andare a sfruttare la fisicità nei pressi del cristallo. Palla sotto da Planezio, raddoppiato da Iannilli. Planezio si prende un tiro con lo step back, va a realizzare per Planezio. Sono 7 punti fatturati, sono 8 di vantaggio per Varese quando si entra nell'ultimo giro di orologio. La finta di Mascherpa che va dentro, c'è il cambio difensivo raccoppiato a Planezio. Palla che torna fuori da Iannilli che va in angolo da Manuelli che lavora in palleggio sulla buona chiusura difensiva di Marcante. Ora 7 per chiudere il possesso, Iannilli va a forzare, c'è l'intercetto di Mercante che però calpesta la linea di fondo, quindi Pavia che resta in zona d'attacco con 5 secondi per chiudere il possesso. Primo quarto davvero tribolato per Pavia e cogliamo l'occasione per far intervenire in sede di commento Nando Camerlengo che è allenatore e gestore di tutto il mondo di Ryuken, quindi la squadra giovanile che ha questa partnership con Pavia. Nando, un primo quarto con molti problemi per Pavia che si porta forse l'onda lunga, la scimmia in spalla della sconfitta con la Sanjo, poco fluida in attacco, troppe palle perse, soluzioni offensive piuttosto elaborate, non convincenti. Sì, credo che il problema in attacco nasca anche da una non buonissima difesa, perché se Pavia prende 20 punti in un tempo e non ha mai creato situazioni di tiro in sovrannumero, in contropiede e cercando di andare a fare i tiri vicino al ferro, è difficile. Varese è molto ruvida dietro sui pick and roll, sono molto aggressivi, Pavia sta facendo fatica. Speriamo che Iannilli possa dare equilibrio all'attacco di Pavia che così adesso non è tanto equilibrato. Ringraziamo Camerlengo, ovviamente 46 da giocare dopo il summit con le panchine. Pavia una rimessa in zona d'attacco, la ricezione di Mascherpa che si prende un tiro con lo step back. 13-19, buono il movimento in fade away di Giulio Mascherpa che è andato a fatturare per Mascherpa, sono 7 i punti in questo primo periodo. 31 secondi, Planezio marcato da Guaccio, una mezza di attaccare dal palleggio, poi stona fuori da Rosignoli, il pick and roll con Maruca, la rollata di Rosignoli, c'è il giro difensivo perso ancora una volta la Pavia, quindi 2 punti facili per Rosignoli, sono 4 per il veterano varesino. Pavia che continua a faticare moltissimo in difesa e Varese ne ha messi 21 in questo primo periodo. Palleggio prolungato per Mascherpa che si butta dentro, va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo in attacco di Iannilli che converte e primi 2 punti in questo campionato per Andrea Iannilli. Pavia che può ridurre l'elasto, 15 per la Vinteras, 21 per la Celsanus Varese. Andiamo a dare un'occhiata ai tabellini, per Pavia sono 7 di Mascherpa, 1 punto per Guaccio, 2 di Spatti, 2 di Iannilli, 3 di Fabio Di Bella. Per quanto riguarda invece Varese sono 5 di Mercante, 7 di Planezio, 4 di Rosignoli, 5 di Ferrarese, ma le cifre stanno a mostrare come la difesa di Pavia stia incidendo davvero poco. Varese sta viaggiando con 7-10 da 2, 1-2 da 3 punti. Pavia fatica, sono 4-9 da 2, 2-4 da 3, ma soprattutto sono 5 le palle perse per la banda Baldiraghi in questo primo periodo di gioco. Abbiamo sottolineato come Pavia in questo precampionato abbia fatto moltissima fatica in difesa, indubbiamente l'assenza di Iannilli e la fregola di andare a riempire l'area, a difendere l'area, ha creato una serie poi di rotazioni sballate, ma
molto spesso sono state anche queste situazioni di disattenzione, queste situazioni in cui si è andati ad aiutare fuori luogo, poi a concedere canestri comodi agli avversari. È chiaro che abbiamo sottolineato come la truppa di Cecco Vescovi sia davvero una squadra con parecchi punti nelle mani, non a caso i varesini in campionato finora viaggiano con 81 punti di media, ma sono abituati anche a subirne 82, quindi la classica squadra ovviamente molto votata all'attacco. È chiaro che se Pavia continuerà a giocare una partita così morbida e così pulita in difesa sarà davvero difficile andare a prendersi il primo referto rosa di questo campionato. Tutto pronto per riprendere, ovviamente Iannelli che in piena emergenza rimane sul parquet. Mercante ad occuparsi della rimessa in gioco. Planezio che va a ricevere, pallone per Passerini. Maruca con palla in mano, l'uscita di Passerini marcato da Giulio Mascherpa. Rosignoli molto lontano da canestro, vediamo l'uscita a ricciolo di Maruca che poi lavora in palleggio, prende il blocco di Rosignoli, va a tirare da due, sbaglia. Iannelli che va a far valere un tagliafuori d'alta scuola e va a controllare comodamente il rimbalzo difensivo, palla in mani di Daniele Emanuele, uscita di Mascherpa che va ad attendere, anzi senza attendere il blocco di Iannelli, va a prendersi una soluzione forzata a due punti e va a sbagliare. Primo giro di orologio senza che nessuna delle due squadre abbia fatturato, va fino in fondo Passerini ad attaccare, anche in questo caso giocatore che va sempre a destra e viene concessa ancora una volta la corsia preferenziale. Abbiamo sottolineato in precedenza, abbiamo visto una penetrazione a sinistra di Mercante, quindi è abbastanza clamoroso che queste letture, che sicuramente vengono preparate in sede di video, non vengano tradotte in efficaci scelte difensive in partita. Guaccio che va ad attaccare il ferro e va a realizzare il proprio terzo punto. 17 perché si difende, 23 perché attacca. Ancora una volta Passerini che va a prendersi la penetrazione e c'è il fallo di Giulio Mascherpa. Cambio per Vescovi, fuori Mercante, dentro Nicola Ivanai alla forte di classe 2000. In questa stagione produce 8 punti a partita. Rimessa in zona d'attacco per la Celsanus Varese. Maruca a occuparsene per Passerini che prende il pick and roll centrale con Rosignoli. Pavia che recupera palla, palla nelle mani di Guaccio. Qualche problema di controllo, ora Pavia che andrà ad attaccare a difesa schierata, quindi si è persa la possibilità di andare a trovare un tiro in transizione. Guaccio ha aperto da 3 punti, va per Benedusi. E c'è il fallo fischiato al numero 30 Rosignoli, è il secondo fallo per il capitano varesino, primo di squadra per la Robus. Rimessa in zona d'attacco per la Vinteras, Iannelli che va a bloccare per Di Bella, riceve Guaccio aperto da 3 punti, il consegnato per Capitan Di Bella che si trova accoppiato a Rosignoli, scarica per Emanuele che ha una tripla piedi per terra e l'ex giocatore di Crema, pretoriano di Baldiraghi, va a realizzare dalla linea dei 6-65, 20-23, Pavia che prova a ridurre la forbice, 2 minuti bruciati in questo primo periodo. Passerini accoppiato a Emanuele, va a destra, c'è il blocco sospetto di Rosignoli che non viene sanzionato, viene invece fischiato il fallo di Emanuele che avrebbe forzato un blocco, in realtà Rosignoli lo ha abbastanza corretto in corsa questo blocco. 7:50 da giocare, quindi fallo di Emanuele, rimessa per Passerini che batte Emanuele, va fino in fondo, c'è l'aiuto di Anelli, Passerini va a realizzare ma ancora una volta gli è stata concessa la corsia preferenziale. 20 perché attacca, 25 perché si difende, 7:36 da giocare per andare all'intervallo lungo, c'è la ricezione di Benedusi che può andare al ferro, sbaglia però l'appoggio, rimbalzo controllato da Planezio, queste sono soluzioni che Pavia deve andare a mettere, tanto più che Benedusi ha trovato confidenza con l'anello in quel di Piombino, ora Planezio che però
va a mettere una tripla senza che nemmeno gli si metta la mano in faccia, quindi altra soluzione troppo comoda concessa a Varese. Planese è un giocatore sicuramente di gran classe e va a realizzare dalla lunga. Iannilli con posizione profonda, marcato da Usignoli, lo scarico per Manuelli, va a attaccare il ferro, chiude il palleggio, torna fuori da Iannilli, 4 per chiudere l'azione, e Iannilli che va comodo a prendersi una soluzione da due punti in avvicinamento. Altro cambio difensivo, Valdiraghi torna a schierare la zona fronte pari. Planezio aperto in angolo, va a sbagliare questa volta, rimbalzo controllato da Guaccio. Ora vediamo se un paio di spruzzate di zona riusciranno a mettere un qualche sassolino. Altro brutto passaggio di Bella per Guaccio. Ora Guaccio che prova ad andare a recuperare palla. Proteste di Valdiraghi che vorrebbe un fallo per una sbracciata di un difensore varesino. 6-21 per andare all'intervallo. Chiarimento tra Valdiraghi e i fischietti pugliesi. Probabilmente alla prossima protesta del coach pavese arriverà il tecnico. Doppio cambio per Pavia, fuori Benedusi, fuori anche Iannilli, dentro Mascherpa e Spatti. Pavia che vediamo prova ad alzare la difesa a tutto campo, c'è un evidente violazione di passi che non viene sanzionata a Ivanai. Palla nelle mani di Passerini che prende il pick and roll con Rosignoli, c'è la buon flottaggio difensivo di Manuelli, finalmente arriva una palla recuperata. Manuelli che va fino in fondo al ferro, sbaglia però rimbalzo di Planezio e Guaccio che va a spendere un fallo. Primo fallo per Angelo Guaccio, cambio anche per la Celsano Svarese, fuori Passerini, torna Mercante, torna anche Ferrarese, quindi Mercante che va per Rosignoli, quindi Varese che adegua la taglia fisica a quella dei pavesi, quindi nessun centro di ruolo, due ali forti, anzi un'ala piccola, Mercante che andrà a giocare da numero 4 contro Spatti. Ora l'innesco interno per Planezio che torna fuori, si va da Ferrarese marcato da Manuelli, ora viene mandato a destra, lavora col crossover, c'è la tenuta di Guaccio che va a stoppare, buona la giocata difensiva di Guaccio e c'è il pallone recuperato da Pavia. Guaccio che deve prendere fiducia da queste giocate difensive, è questo che Valdiraghi pretende da lui. 5-39, c'è il recupero difensivo di Pavia, 4 le palle perse per Varese, Pavia sono 6. La ricezione di Manuelli, piedi per terra, va a sparare due punti sbagliando, rimbalzo controllato da Mercante, c'è il fallo in attacco di Ferrarese con altro recupero per Angelo Guaccio che sta dando quel contributo di energia difensiva per il quale è stato preso. Pavia che deve darsi una scossa in attacco, come ha sottolineato il nostro ospite in precedenza, trovando energia in queste giocate difensive rimesse in zona d'attacco. Certo, in attacco magari andare a leggere piuttosto che tirare dopo 5 secondi non sarebbero una brutta cosa, ma in questo momento di emergenza Pavia ha diversi problemi a restare lucidi. La forzatura ora di Guaccio che va a sbagliare, un tiro che ci stava perché è andato comunque a prenderselo nelle vicinanze del ferro. Palla nelle mani di Mercante, Maruca in angolo, il pick and roll con Mercante che va a attaccare Guaccio, che va, Mercante va fino in fondo a realizzare. Guaccio che ha gambe per comunque rimanere anche con un giocatore che ha gambe come Mercante. La Scherpa che va a forzare, va a prendersi il contatto, fallo di Maruca. 4:52 per arrivare all'intervallo lungo, Benedusi pronto sulla sedia, sul cubo dei cambi, il cambio di Guaccio che comunque ha giocato buoni minuti in questo match. Varese avanti di 8 con Giulio Mascherpa in lunetta per due tiri liberi. Ottavo punto per Mascherpa che fattura dalla linea della carità. 2-2 per il
braccio armato Pavese, 24 perché si va a chiudere in difesa, 30 per chi attacca. L'uscita di Maruca, marcato da Di Bella, palleggio prolungato per Ferrarese, ora Maruca che va a lavorare sui blocchi, va a battere ancora una volta troppo facilmente Di Bella. Niente difesa degli esterni pavesi, troppe soluzioni comode per Varese, ora Mascherpa che va fino in fondo, Pavia che torna, gioco forza a schierarsi in zona 2-3 visto che in difesa individuale davvero non l'ha mai vista. Planezio che riceve molto fuori, va a attaccare Spatti e va a realizzare, ma Pavia letteralmente impresentabile in difesa. Pavia davvero non pervenuta, troppo pigra in difesa e il tabellone va a punirla severamente. 26-34 è il responso qui in via Treves, 4 minuti ancora da giocare, 34 punti subiti in un match casalingo, davvero sono un dato intollerabile. Pavia è squadra strutturalmente costruita per vincere le partite sui 70 punti, è chiaro che se gli avversari sono già a quota 34 quando mancano 4 all'intervallo lungo, capirete come poi sia difficile andare a invertire questo trend. Dispiace andare a rivoltare il coltello nella piaga, però torniamo da coach Camerlengo. Pavia che continua in questa situazione, praticamente non tiene uno contro uno nel basket, questa è una vecchia legge, se non tiene uno contro uno in difesa poi è difficile, no? Andare a sviluppare altro. Purtroppo sì, gli esterni sono sempre in difficoltà sulle penetrazioni, sulle situazioni di pick and roll o meno, creando sempre rotazioni che poi ci mandano in difficoltà. Adesso Baldo ha provato un po' di zona, credo che potrebbe essere magari la strada, perché se non si riesce a difendere uno contro uno si può provare a difendere di squadra e venire fuori da questa situazione, perché prendere 35 punti in 15 minuti è un po' troppo, quindi speriamo che le cose cambino. Grazie ancora Nando. Di Bella è andato al ferro a trovare il proprio quinto punto. Poi c'è il fallo in attacco di Maruca sulla buona difesa di Benedusi, che ha cacciato un urlo per scuotere i compagni. Pavia che finalmente ha tenuto un uno contro uno e gli arbitri con questa fischiata hanno premiato chiaramente la difesa. 28 per chi attacca, 35 per chi difende, anche se Covescovi ha avuto un vivace colloquio con gli arbitri che anche in questo caso hanno promesso fallo tecnico alla prossima protesta. Manuelli per Spatti, molto fuori, marcato da Ivanai, la ricezione di Bella che lavora sul pick and roll centrale con Spatti, il Dibo va fino in fondo, sbaglia ma c'è un evidente fallo fischiato poi con molto ritardo, ma era molto molto evidente il contatto sulla penetrazione del capitano Pavese. Secondo di Ferrarese, due tiri liberi a disposizione di Bella che prova almeno a darsi una scossa in attacco a realizzare il Dibo. Sette per Di Bella in questo momento. Pavia che torna a meno 5 dopo essere arrivata anche a 9 punti di disavanzo. La ricezione di Maruca per Ferrarese, l'uscita di Spatti, Ferrarese che lavora in palleggio poi va a sinistra, subisce la stoppata di Spatti. Pavia che 7 secondi per chiudere il possesso, Pavia che deve tenere 2-3 possessi consecutivi in difesa se vuol pensare di portare a casa il match.
la soluzione da tre punti sbagliata da Mercante. Ora finalmente c'è il primo contropiede primario lanciato da Di Bella e chiuso con la bimane da Alessandro Spatti, che si prende un terrificante body check di incoraggiamento da Andrea Iannilli al rientro in panchina. Pavia che torna 32-35, quindi ad un possesso di margine con questo buon parziale, senza fare nulla di trascendentale, semplicemente limitandosi a chiudere le penetrazioni, recuperando palloni e andando ad attaccare il ferro, perché se è vero che è fondamentale la chiusura difensiva, anche in attacco Varese è una squadra di talento. Varese però individualmente non è una squadra di grandissimi difensori, che forse se si va al ferro possono comunque avere qualche difficoltà, possono spendere falli, possono comunque andare anche loro in problemi. Cecovescovi ha infatti chiamato il minuto di sospensione proprio per cercare di interrompere questa onda lunga pavese, la prima onda lunga in questo match, finora davvero condotto in grande sofferenza dalla banda di Pat Valdiraghi. Pavia che sta viaggiando con 9-19 da 2, 3-5 da 3, 12 rimbalzi, 6 perse, 10 rimbalzi per Varese che sta tirando molto bene, 12-16, a dimostrazione appunto di come la difesa pavese abbia funzionato troppo poco. 2-5 da 3 punti per i varesini. Maruca che riprende le operazioni, marcato faccia a faccia da Manueli, Pavia che è tornata quindi all'accoppiamento individuale. Pareggio prolungato per il prodotto del vivaio Roburino, l'uscita dai blocchi di Ferrarese, si va da Planezzo, il quale prova a essere aggressivo Benedusi, Planezzo che va allo scarico per Mercante e ancora una volta c'è il contatto di Spatti, canestro e fallo. Valdiraghi è tutta settimana che chiede ai suoi energia, anche in queste situazioni di canestro e fallo energia ne vediamo poca, se deve essere fallo deve essere fallo terminale. Tiro libero a disposizione di Jacopo Mercante, il giocatore del 1990, cresciuto nel vivaio milanese, va in doppia cifra, sono 10 per lui con questo gioco da tre punti. Pavia che viene ricacciata a due possessi di margine, 2:36, pronto Angelo Guaccio sul cubo dei cambi, brutto passaggio di Spatti, controllato a fatica da Mascherpa che dal palleggio si prende una tripla che il ferro sputa fuori. Ferrarese che controlla il rimbalzo difensivo, Celsanus che torna in attacco, Planezio che va fuori da Maruca. Ferrarese con palla in mano a prendersi il blocco, l'uscita, il cambio difensivo accoppiato a Benedusi, pallone per Mercante, ora mismatch con Plenzio che va a spalle a canestro contro Manueli, va a prendersi il suo classico tiro in fadeaway e va a realizzare, 15 per Planezzo, i due esterni che stanno davvero spiegando palla a canestro. Tornano 8 le lunghezze, questo 7-0 di break per Varese. Manueli che si prende una mezza scavigliata, Di Bella che chiude il palleggio, si prende una soluzione a due punti sbagliata, rimbalzo in attacco convertito da Benedusi, sono i primi due punti per l'esterno ligure. Pavia che torna a meno 6, 1:35 per la sosta lunga, l'uscita di Mercante per Ivanai che va a attaccare fino in fondo Mascherpa, Valferro scarica un brutto pallone, Benedusi che legge la traiettoria del passaggio e va a recuperare palla. Pavia che può tornare ad un possesso di margine, Manueli che si prende il pick and roll con Spatti, va a giocare sotto la Spatti che ha una buona lettura, ma c'è il fallo in attacco fischiato da a Benedusi che si è spaziato in maniera illecita usando il braccio interno. Varese che va a recuperare palla, cambio per Vescovi, fuori Vanai, dentro Assui. Possesso offensivo per la Robur, palleggio prolungato di Ferrarese marcato da Di Bella, si va da Mercante, il gioco a due con Ferrarese che penetra e scarica per la tripla di Maruca che va a sbagliare. Rimbalzo di Di Bella che prova ad accentuare le cadenze piuttosto soft dell'attacco pavese, ora Di Bella sul tocco di Mercante va a perdere un altro pallone, pazzesco comunque come
per Di Bella è la quinta palla persa, roba che forse in carriera abbiamo visto raramente. Momento sicuramente non facile per il veterano, la bandiera pavese. 34-40, 45 secondi da giocare. Palleggio prolungato di Passerini, si va da Assui, il taglio di Passerini che riceve in questo momento, va sotto la Mercante, poi va a aprirsi sul perimetro, Mercante che si prende una soluzione in giro e tiro, sbaglia, rimbalzo controllato da Manuelli, 27 per chiudere i giochi. Pavia che va a attaccare a difesa schierata, palla nelle mani di Mascherpa, è tornato sul parquet Iannilli che va a piazzare il blocco, la penetrazione di Mascherpa che poi scarica per Iannilli che ha un piazzato, si appoggia al tabellone, sesto punto per il centrone del 1988. Beva che torna a meno 4, 36-40. Ma davvero, oltre alle difficoltà nel reggere l'uno contro uno per Pavia, sono troppe, 8 palle perse, soprattutto sono davvero una situazione probabilmente mai vista, sono sulle 8 palle perse totali, ben 5 sono di capitan Fabio Di Bella, che mostrano tutti gli imbarazzi del regista pavese in questi primi due quarti di gioco. Di Bella che appunto, abbiamo sottolineato, non sta vivendo un inizio di campionato positivo, ha faticato molto nelle trasferte di Vigevano e di Piombino, ha giocato una buona partita, per la verità due buoni secondi quarti contro San Giorgio, ecco la speranza è che il Dibo e il suo smisurato orgoglio ci possano regalare una prestazione analoga dopo l'intervallo, anche con San Giorgio aveva faticato così come tutta la squadra nei primi due quarti, poi è uscito alla distanza guidando i suoi ad un progetto di rimonta che poi è stato abortito nel finale. 9 secondi per l'intervallo lungo, vediamo se Pavia riuscirà a dare una gioia difensiva ai propri supporti. Sulla ricezione di Planezio, Pavia che allunga la difesa per mangiare qualche secondo, Ferrarese con 5 secondi va a incunearsi, scarica per Maruca, tripla aperta da 3 punti, Maruca che non punisce. Si chiude con 30 sul tabellone che recita 36-40. Prima di chiudere andiamo a dare un'occhiata ai fatturati individuali. Per la vintera sono 3 di Manuelli, 11 di Mascherpa, 7 di Di Bella, 6 di Iannilli, 2 di Benedusi, 4 di Spatti, 3 di Guaccio, 6 di Iannilli. Per quanto riguarda la Celsano sono 10 di Mercante, 2 di Maruca, 15 di Planezio, 4 di Passerini, 5 di Ferrarese, 4 di Rosignoli. Dalla Palavizza è tutto, ci sentiamo dopo l'intervallo. Torniamo in collegamento dal Palavizza, intervallo sul punteggio Vintera Somnia 36, Cessanus Roburet Fides Varese 40, quindi 4 di vantaggio per gli ospiti. Abbiamo sottolineato le difficoltà di Pavia in questi primi due quarti, le cifre sono a testimoniare, Varese tira con il 70% da due punti e soprattutto tira molto più da due punti che da tre. Abbiamo sottolineato in sede di presentazione come i varesini finora abbiano praticamente equilibrato, abbiano tirato 97 volte da due punti e 95 da tre punti, quindi quest'oggi il fatto che Pavia davvero dietro sia stata troppo morbida ha portato i varesini a trovare soluzioni in avvicinamento al ferro, che con altre squadre in grado di proporre difese più morbide invece non sono arrivate, quindi anche questo è una delle chiavi di lettura in negativo. Quindi abbiamo visto appunto grandi percentuali concesse ai varesini, 57% complessivo per Varese, poi pesano indubbiamente le 8 palle perse di Pavia, 5 abbiamo sottolineato del capitano. Pavia comunque sta viaggiando, diciamo, su quelli che sono i fatturati che gli sono stati propri, sta viaggiando appunto con una proiezione sui 70 punti. Il problema ancora una volta è che i 40 incassati sono poi difficili da assorbire se in attacco non aumenti la produzione.
andiamo a coinvolgere il collega Maurizio Scorbati della provincia pavese. Maurizio, Pavia che continua a portarsi un po' il retaggio psicologico delle sconfitte, delle zone in classifica, ancora una volta molta fatica, troppo morbida in difesa. Sì, si vede l'impronta di Iannilli, per carità, però purtroppo doveva giocare pochi minuti, invece alla fine giocherà mezza partita. Lui si vede, si sente, quando sarà al 100% sarà un'altra cosa, però intanto questo qua bisogna cercare di portarla a casa. Troppe palle perse, spero che nell'intervallo Baldiraghi abbia impresso i suoi giocatori in maggiore attenzione, perché poi le palle perse in attacco, sì, in difesa diventano pericolose, perché non ci metti l'energia e subisci sempre. Ringraziamo Maurizio, siamo pronti a entrare in diretta con Pavia, che davvero ha necessità assoluta di portare a casa con le buone e con le cattive questo match. Sfatti con palla in mano, Iannilli che viene riproposto nello starting five, ora va a premiare il backdoor di Benedusi che prende un contatto, arbitri che non fischiano nulla, Benedusi che sbaglia, Varese che può andare ai propri ritmi in attacco, Assui che riceve molto forte, va da Planezio, ora cambio difensivo, Planezio contro Mascherpa, ribalta per Assui che viene battezzato e va a avvicinamento in violazione di passi sulla difesa di Iannilli. È chiaro che Iannilli in difesa è un altro tipo di giocatore rispetto ad altri, rispetto a Crespi. Si è fatto subito sentire, a suo intimorito, ha cambiato idea andando a fintare, poi ricadendo, quindi incappando nella più classica delle violazioni di passi. Quindi palla persa per Varese e Vinteras che può tornare a lavorare in attacco contro la difesa roburina, pallone nelle mani di Mascherpa, Iannilli che va a prendere posizione nel pitturato. Riceve in questo momento, vediamo se va a giocarsi l'uno contro uno con Assui, ovviamente la difesa varesina che fa scattare il raddoppio di Ferrarese, piazza il blocco Iannilli per il tiro di Di Bella che sbaglia, c'è però il buon rimbalzo dinamico di Spatti, ora la riapertura di Benedusi per Di Bella che ha una tripla con metri di spazio e finalmente il capitano va al decimo punto, porta Pavia a meno uno, speriamo che trovi confidenza anche in difesa. Passerini che attacca Benedusi, la buona chiusura difensiva di Passerino, il cambio difensivo, Planezio che si trova contro Iannilli, c'è il fallo fischiato al centro romano per Iannilli, è il secondo fallo personale. Il primo fallo di squadra del terzo quarto per Pavia. Pavia che deve necessariamente rimettersi in partita con giocate difensive di qualità e tornare a fatturare in attacco. Passerini, c'è la chiusura difensiva di Iannilli, Passerini che torna indietro, va da Sui che non va a sfidare Iannilli, gli viene concesso un tiro dai 5 metri, morbida l'esecuzione del giocatore di classe 1996. Medusi con palla in mano, c'è un contatto lontano dalla palla, Mascherpa va per le terre, è fischiato fallo ad Assui. Secondo fallo di squadra. Scusate, primo fallo di squadra, c'è Samos Varese. In essenza zona d'attacco per Pavia, se ne occupa Nicolò Benedusi. Va a tirare in angolo Spatti che ha i piedi per terra, sbaglia dalla lunga l'ala bergamasca che oggi non è ancora riuscito a trovare confidenza in attacco, fermo ai 4 punti iniziali. Assui che va a bloccare per Ferrarese che va dentro, autostrada. Autostrada per l'ennesima volta, Ferrarese va a sinistra. 8-0-4 da giocare, 39-44. Spatti con palla in mano, l'innesco interno per Iannilli che porta a scuola Assui, sbaglia ma c'è il tap-in di Spatti, è importante che anche Alessandro Spatti trovi fiducia in attacco. Un possesso di vantaggio per Varese, Ferrarese lo scambio con Passerini, Bella che prova ad andare aggressivo, Ferrarese che lavora col crossover, il consegnato di Assui, Ferrarese che si butta dentro, scarica per Mercante che batte Spatti, va ad appoggiare a Cristallo, sbaglia. Rimbalzo controllato dalle maglie bianche di casa, Di Bella affida a Benedusi che prende il pick and roll di Iannilli, ha una tripla piedi per terra, esterno ligure, sbaglia Iannilli che però va a proiettarsi a rimbalzo offensivo, ora per Spatti che finta batte Assui che spende fallo.
avete visto in questi primi tre giri di orologio l'importanza di Iannilli negli equilibri difensivi, gli equilibri, scusate, offensivi pavesi. Ora vediamo la chiamata difensiva per Varese, che rimane in sì, accoppiata in individuale. Di Bella a lavorare in palleggio, il consegnato con Spatti, la tripla frontale del capitano pavese che va corta, sbaglia, e Iannilli che lavora a rimbalzo, questa volta in maniera illecita secondo i fischietti pugliesi. Quindi terzo fallo per Iannilli, che ora andrà a accomodarsi in panchina. Torna Riccardo Crespi, applausi per il centrone romano, che appunto è stato Valdiraghi è stato costretto a utilizzare per dare una scossa anche psicologica oltre che tecnica ai suoi. Un possesso di vantaggio per gli ospiti, 6-56 per arrivare alla boa di tre quarti gara. Ferrarese che lavora in palleggio, il cambio difensivo, trova contro Benedusi, palla nelle mani di Assui. Ora Ferrarese che va a lavorare sui blocchi, l'uscita di Crespi, Ferrarese che ancora lavorare in palleggio, soluzione sotto mano corta, ma Crespi che si perde Assui e va a realizzare. Troppo tenera Pavia, deve essere assolutamente più determinata in difesa. Varese ha avuto una serie di seconde opportunità che davvero non si possono concedere una squadra così talentuosa. Ma Scherpa che va a forzare, e brutta lettura, transizione varesina, passerina a tre punti, va a sbagliare per fortuna di Pavia, e Mercante non riesce a tenere vivo il rimbalzo in attacco. Pavia che può ripartire sotto di 5, 41 per chi attacca, 46 per chi si difende. Spatti molto lontano dal canestro, uscita di Benedusi che attende il lavoro sui blocchi di Mascherpa, che ha un varco centrale, va a prendersi la penetrazione al ferro. Due tiri liberi a disposizione per Mascherpa, quarto fallo di Assui, terzo di squadra per la truppa varesina. Mascherpa che va in lunetta. Va a sbagliare il libero Giulio Mascherpa, anche questa è una notizia. Uno, due per Mascherpa, sono 12 per il pavese di classe 1992, 4 da recuperare per la Vinteras, 5.50 per andare alla trentesimo di gara. Palleggio prolungato di Passerini, Di Bella che prova ad andare aggressivo su Mercante, che affida a Planezio in uscita dai blocchi, sbaglia Crespi che si allaccia con Assui, pallone controllato da Spatti, poi che può ripartire, cercare di andare ad accorciare ulteriormente la forbice. C'è Vescovi che va a richiamare Rosignoli, pronto sul cubo dei cambi. Altro spazio per Mascherpa che va a attaccare, poi scarica, ma c'è l'intercetto di Planezio, c'è il fallo di Di Bella. Fuori Assui, dentro Rosignoli. Cambio pronto anche per Pavia, si prepara Manuelli. 5-17 da giocare, Ferrarese con palla in mano, Passerini che lavora sui blocchi, riceve in questo momento, va a prendere il pick and roll con Rosignoli, uscita forte di Crespi, Planezio che lavora in palleggio in angolo da Mercante, una mezz'ora di tirare, poi invece va a attaccare Spatti che lo contiene, si prende una soluzione da due punti difficile, il ferro beffa l'ex milanese. Pavia che può tornare in attacco, Di Bella per Benedusi, pick and roll con Crespi che però non va a rollare profondo, palla ancora fuori da Spatti, l'end off con Di Bella, va a lavorare in palleggio, però il buon flottaggio della difesa, arriva la sesta palla persa per Capitan Di Bella, il contropiede primario che Passerini va a monetizzare. 42 Vinteras, 48 Celsanus. Paravizza assolutamente ammutolito, Pavia che non riesce a trovare un minimo di continuità, continua a recitare a soggetto, ora Mascherpa per Spatti che sbaglia la tripla, a rimbalzo va Ferrarese, c'è un'altra situazione di potenziale transizione, Passerini però aspetta il pick and roll di Rosignoli che va a
rollare profondo e va a prendere il fallo di Spati, ma Pavia davvero incommentabile in difesa. Sono 4 per Alessandro Spati, c'è minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi. ...6-8 esterno il parziale di questo terzo periodo. Situazione falli problematica con 4 per Spatti, 3 per Iannelli, 4 anche per Assui tra le file ospiti. Varese che deve necessariamente darsi una scossa. Baldiraghi prova a mischiare le carte, ripesca in panchina l'energia, la fisicità, la gioventù di Angelo Guaccio. Va a sedersi Spatti. Davvero una sorta di remake del match con San Giorgio per la Vintera, su un vero e proprio incubo con gli avversari a menare le danze praticamente dal salto 2 in avanti. Sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo Rosignoli che fa 0-2. Rimbalzo controllato da Benedusi, Vinteras che può ripartire ma Scherpa che va a superare la metà campo. C'è il cambio difensivo chiamato da Vescovi e zona, sembra addirittura un accenno di 1-3-1, vediamo adesso di andare a leggerla. La forzatura da 3 punti di Mascherpa che sbaglia e il fallo di Crespi, davvero fallo di rara ingenuità. In lunetta nuovamente Davide Rosignoli, questa volta va a realizzare il capitano varesino, 42-49, e sbaglia il secondo dopo un prolungato tiro sul ferro. Andiamo a vedere che tipo di difesa, ora sembra fronte pari la difesa varesina. Andiamo. Poi ovviamente si adegua e va a seguire i tagli, vediamo il tiro 2 punti di Benedusi che va a realizzare dal palleggio, quarto punto per Benedusi, 44-49, abbiamo visto, sembrava un accenno di 1-3-1, poi che comunque si adegua individualmente. Panezio che riceve, va a attaccare Guaccio, Guaccio che va a spendere su di lui il fallo. Per Guaccio sono due falli. Planezio che va in lunetta. Qui è tornata a meno 5. Planezio che va a realizzare il suo 16° punto. Partita di grande sostanza per l'ex giocatore di Bergamo, di Treviglio, di Casal Pusterlengo. 2-2 per lui, sono 17, 5-6 da 2, 1-2 da 3, 4-4 in lunetta. 3 minuti da giocare in questo terzo periodo, 44-51 con la Vinteras che non riesce a invertire un'inerzia davvero molto molto negativa. Attacco piuttosto statico, ora Manuelli va a penetrare, affidare a Guaccio che va in traffico, scarica per Benedusi che riapre per Manuelli, aperto da 3 punti, sbaglia. Via che prova a tenerla viva a rimbalzo, controllato invece da Passerini che va per Mercante, pronto Di Bella a ritornare sul parquet. Mercante si muove in palleggio, va da Planezio, mismatch con Emanuelli, palla nelle mani di Ferrarese che ora va a destra,
per Planezio che esce, spara da tre punti, sbaglia, un balzo controllato con qualche patema, ma alla fine è, riesce a far suo il pallone Manuelli. Mascherpa che non riesce ad andare dentro da Crespi, la difesa varesina che comunque sta mettendo buona pressione sul perimetro, Crespi che non riesce a farsi vedere, quindi Pavia che non riesce a variare un attacco molto monotematico andando ad innescare i collegamenti coi lunghi. Costretto Benedusi ad andare a pescare una penetrazione, c'è il fallo di Passerini. Badiraghi che ha sottolineato, ha chiesto a gran voce a Crespi, nel momento in cui non viene innescato, di uscire dall'area per liberare spazio per le penetrazioni degli esterni, andare a bloccare in angolo per facilitare, per agevolare la possibilità di sviluppare una situazione di pick and roll. Pavia che non riesce a accorciare l'elastico anche a cronometro fermo. 8-11 il parziale di questo terzo periodo. Benedusi che fa 0-1 dalla linea della carità, 0-2 addirittura per l'ex Omegno. Serata davvero stregata per Pavia. Ferrarese che lavora in palleggio, va da Planezio che ha una mezza idea di attaccare Crespi. Ovviamente è evidente la differenza di passo. Crespi è, fatica a contenere Planezio, va a spendere il proprio terzo fallo. È chiaro che è un accoppiamento difensivo molto molto a rischio. Planezio ancora una volta va in lunetta con la possibilità di allungare per i roburini. Percorso netto per Planezio in lunetta, 18 per lui, una sbaglia e ancora una volta con parecchi patemi Pavia riesce a controllare il rimbalzo. Manuelli con palla in mano, Mascherpa che gioca il pick and roll con Crespi, va fino in fondo ad attaccare il ferro e trova un gran canestro in sottomano. 14° punto per Giulio Mascherpa, 6 da recuperare per Pavia, 1-18 per arrivare al terzo pit stop. La penetrazione di Maruca, il primo contatto non viene fiscato, viene fiscato questo secondo contatto e il, c'era il primo, terzo fallo di Angelo Guaccio. Molto più evidente il primo fallo, il primo contatto che non è stato sanzionato. Maruca ancora una volta cronometro fermo con possibilità di allungare, va a realizzare il prodotto del settore giovanile della Robur, guardia del 1997, confermato dopo un'ottima prima stagione. 4 per Maruca, sono sempre 8 di vantaggio per Varese. Mascherpa lavora in penetrazione, va a fidare un comodo pallone a Crespi e sono due facili per il centro piemontese ex Piombino. Si entra nell'ultimo giro d'orologio con Pavia sotto di 6. Pick and roll di Ferrarese con Rosignoli che ora va a rollare, clamoroso il mismatch con Manuelli, vediamo se Varese riuscirà a andare dal proprio centro. Maruca con palla in mano, Rosignoli esce, va a piazzare il pick and roll, Maruca che perde palla, pallone che viene controllato da Mercante che però pesta la linea laterale e Pavia che finalmente è riuscita a reggere un possesso offensivo varesino e quindi a recuperare palla. 35 secondi da giocare in questo terzo periodo, Pavia che può tornare in attacco. Mascherpa sul pick and roll, va a lavorare, Guaccio aperto da tre punti, importante, sbagliato, Mascherpa che controlla il rimbalzo offensivo, spara a tre punti e va a realizzare un canestro di talento puro. Sono 17 per Mascherpa, Pavia che torna a un possesso di distanza, gran cuore di Mascherpa che ha trovato questa giocata di classe pura. È chiaro che Pavia vive molto di estemporaneità, ora va per le terre Emanuele, arbitri che non fischiano nulla. Ferrarese va da Rosignoli, comodo appoggio del capitano varesino e si chiude con 51-56, Pavia che prende canestro a un secondo alla fine con Rosignoli solissimo.
56 51 avanti la Robur. Andiamo a dare un'occhiata ai fatturati individuali. Per Mascherpa sono, per Mascherpa sono 17, sono 2 per Crespi, 4 di Benedusi, 3 di Guaccio, 3 per Manuelli, 10 di Bella, 6 di Annili, 6 di Spatti. Per quanto riguarda i Varesini sono 9 di Rosignoli, 10 di Mercanti, 18 di Planezio, 4 di Marucca, 7 di Ferrarese, 6 di Passerini, 4 di Assui. Anzi, per Rosignoli sono 7, ci correggiamo. Guaccio con 4 falli, Spatti con 3 falli, Crespi, Annili e Guaccio. Siamo arrivati all'ultimo quarto di questa quarta giornata della stagione regolare tra Pavia e Varese. 44% per i pavesi, complessivo 54% per Varese, continua a tirare molto bene a due punti, 66%. Sto pronto per ripartire, Pavia che deve provare ad arrivare subito in contatto. 5 lunghezze da recuperare per Pavia. Manuelli che prova ad andare aggressivo su Ferrarese che lavora in palleggio. Tornato Iannilli nello starting five pavese. Ferrarese che riceve in questo momento, prende il piccarlo con Rosignoli, tiro a 3 punti di Ferrarese che sbaglia, classico tiro molto rapido nel rilascio del pallone, il giocatore cresciuto all'Olimpia Milano. Pallone nelle mani di Guaccio per Mascherpa che va sotto a attivare Iannilli, clamoroso il mismatch con Mercante. Iannilli però smazza per Manuelli, aperto da 3 punti, sbaglia una tripla molto molto importante l'esterno ligure. Ferrarese che lavora in palleggio, ora lo chiude, va da Rosignoli che attende per l'end-off, palla nelle mani di Ferrarese che ora premia la rollata di Rosignoli per Marucca, fuori si prende una soluzione dal palleggio e va a realizzarla l'esterno varesino. Nuovamente 7 le lunghezze di vantaggio per la Robur. Esce le blocchi Mascherpa che va a attaccare dal palleggio, ora a ribaltare per Benedusi che va a attaccare deciso il ferro, si prende un contatto, sbaglia, Iannilli controlla il rimbalzo, va a realizzare. Benedusi che si lamenta, piuttosto evidente il contatto, arbitri che non se ne sono dati per inteso. Meno 5 per Pavia, 53-58 dice il tabellone del vecchio Pala Ravizza. 8-35 per andare ai titoli di coda. Rosignoli marcato da Guaccio, anzi scusate, Palese marcato da Guaccio, ora qualche problema di controllo per Marucca che prende il pick and roll con Rosignoli, va ad affidare al proprio capitano che sbaglia, marcato da Guaccio, e fallo in attacco fischiato a Rosignoli sul recupero di Iannilli. Terzo fallo per il capitano Roburino. Doppio cambio per Pavia, fuori Manuelli, dentro Di Bella, dentro anche Spatti, fuori Guaccio. Pavia che va in attacco con 5 da recuperare. Di Bella per Mascherpa che ha una mezza idea di attaccare, va al ferro, prende un contatto, arbitri che non fischiano, Mascherpa che ritorna in possesso di palla, va a ribaltare per, va a cambiare lato per Benedusi, c'è il tocco di Mercante, sono 7 secondi per chiudere il possesso. Varese che cambierà difesa in questo caso. Mascherpa che esce dai blocchi, spara da 3 punti, importante, sbaglia. Mercante che controlla il rimbalzo, affida palla a Ferrarese che va in palleggio prolungato, un mezzo pasticcio, va a perdere palla. Pavia.
faticato a controllare la palla, si è infilato in un imbuto il regista del 1987. Giocatore da 15 punti a partita in questo incipit di stagione. Ancora una volta 5 da recuperare per Pavia. Pavia che torna in attacco. Melusi con palla in mano va, andrà da Iannilli che non riceve. Rosignoli prova ad andare a difendere in anticipo su di lui. Prende male di Di Bello, ora va da Iannilli. Vediamo se andrà a giocarsi sulle tacche l'uno contro uno. C'è l'aiuto difensivo di Ferrarese. Iannilli va al tiro, sbaglia. Rimbalzo di Mercante e quinto fallo di assoluta ingenuità anche per Alessandro Spatti, che con quarto fallo è andato a provare a strappare un pallone dalle mani di Mercante, che aveva ampiamente il controllo della palla a specchi. Pavia che davvero è molto ingenua in tutta questa serie di situazioni. Rosignoli per Mercante, cronometro che continua a camminare, sono 7:16 per andare alla sirena. Rosignoli che consegna a Ferrarese, che si prende un tiro da due della stoppata di Iannilli. Mezzo screzio tra il playmaker milanese e il centro romano. Iannilli che va a bloccare per Di Bella. Di Bella con spazio, va da tre punti, va a realizzare un canestro pesante che porta Pavia a meno 2 sul blocco assolutamente dannata di Andrea Iannilli. Blocchi così i giovani lunghi non le fanno davvero più. Sono 13 per Di Bella, che ha trovato se non altro in attacco buone percentuali. 1-2 da 2, 3-5 da 3 punti per il capitano pavese. Pesano nella valutazione ovviamente le 6 palle perse per un giocatore della sua immensa classe, della sua grandissima esperienza, ma Pavia in questo momento deve accontentarsi, deve davvero provare a spremere, a sputare sangue, come ricordava Dan Peterson, in questo momento di grande difficoltà, oltre che tecnica, davvero psicologica. La squadra è visibilmente bloccata. 6:59 per andare ai titoli di coda, 2 da recuperare per Pavia. Vediamo ora se Pavia riuscirà a uscire dal time out con la faccia cattiva. Ecco Vescovi che rimane, anzi no, ci correggiamo, perché minuti di sosta per Ferrarese, torna sul parquet Passerini. Pavia che prova ad andare ad allungare a tutto campo la propria difesa per cercare di mangiare qualche secondo, ma Scherpa contro Passerini, Rosignoli che va a bloccare, Passerini in palleggio prolungato, va da Planezio il cambio difensivo, Planezio che si prende una soluzione da 2 punti, soluzione di gran classe, e Ventello scritto dal numero 6 Roburino, ovvero un califfo per la categoria, l'ex Treviglio. Guaccio con palla in mano per Benedusi, fuori da Mascherpa. Guaccio che va a fingere di piazzare un blocco, in realtà va via, si va sotto da Iannilli che attacca Rosignoli e c'è il fallo del centro varesino, che ha provato ad accentuare il contatto finendo per le terre. Sono 4 per Rosignoli, c'è rimessa in zona d'attacco con Pavia che è sotto di 4 lunghezze, 5-6 per chi attacca, 6-0 per chi si difende. Prolungato conciliabolo tra Rosignoli e signore in grigio. Due tiri liberi per Andrea Iannilli. Va a realizzare il primo, sono 9 punti per l'ex giocatore della Fortitudo. Con l'ausilio del ferro va a bersaglio anche con il secondo tentativo, sono 10 per lui. 2 da recuperare per Pavia.
Passerini che ha qualche problema di ball handling, e ora Di Bella che va a recuperare. Di Bella che lavora in palleggio sul blocco prolungato di Iannilli. 7 secondi, Pavia che ha costruito poco, Di Bella che forza il 3 punti frontale, bruttissimo attacco che era molto importante sul meno 2, davvero un attacco orripilante per Pavia. Ora deve tornare a lavorare forte in questo possesso per tornare a rigiocarsela in attacco. Planezio, l'uscita di Passerini, il cambio difensivo accoppiato a Guaccio, il taglio di Mercante che va da 2 punti sbagliando, rimbalzo controllato da Mascherpa, ora vediamo un'altra chance per Pavia. Mascherpa che in palleggio batte Maruca, va a prendersi il contatto falloso, saranno 2 tiri liberi per Giulio Mascherpa che ha sicuramente dato la scossa in attacco ai suoi. 2 tiri liberi per andare a impattare dopo un lunghissimo inseguimento. E questa difesa adesso. Va a realizzare Mascherpa. Sono 18 per Mascherpa che va a 19 e soprattutto la notizia fondamentale che Pavia dopo un lunghissimo inseguimento è tornata in parità, perfetta parità a quota 60, ultimi 5 e 15 da giocare. Passerini per Mercante, fuori da Rosignoli, Passerini che lavora sui blocchi, c'è il cambio difensivo, Di Bella accoppiato a Passerini, Mascherpa su Maruca che spara da 3 punti e sbaglia, un balzo controllato da Angelo Guaccio e Pavia ha la palla del primo vantaggio dopo una vita. Di Bella che lavora in palleggio, va da Mascherpa, Mascherpa attacca, scarica per Iannilli che finge la soluzione dai 5 metri, va a smazzare per Guaccio che va a mettere il proprio 5° punto. Pavia che sorpassa, palla Ravizza che prova a darsi una scossa, Pavia avanti di 2, 62 a 60. Mercante con palla in mano, va da Maruca, l'uscita di Passerini marcato faccia a faccia da Mascherpa, c'è un contatto lontano dalla palla, c'è il fallo fischiato alla difesa pavese, fallo di Iannilli, è il quarto per Iannilli. Cambio per Vescovi, fuori Maruca, torna Simone Ferrarese. 4:25 da giocare, rimessa in zona d'attacco per la truppa roburina, se ne occupa Ferrarese. Tondara a centro area, esce Planezio accoppiato difensivamente a Benedusi, fuori da Rosignoli, molto lontano da canestro, end off con Ferrarese che va a sinistra, poi desiste ad attaccare. Iannilli su di lui, Mercante da 3 punti, la stoppata di Guaccio, importante questa giocata difensiva del giovane italo-brasiliano. Pavia che ha un altro possesso per cercare di allungare, Mascherpa che lavora in palleggio, scarica un brutto pallone per Guaccio che riesce a controllare in extremis, riaffida a Mascherpa che forza da 3 punti, sbaglia. Altro attacco brutto di Pavia che non ha mosso palla, palla che è rimasta statica su un lato. Rosignoli per Mercante che chiude il palleggio, attende l'uscita di Passerini, su di lui Mascherpa, il pick and roll, tiro a 3 punti di Passerini che tabellata ma rimbalzo in attacco che Mercante per fortuna di Pavia non riesce a controllare, quindi Varese che non punisce, cambio chiamato da Vescovi, fuori Rosignoli, dentro Maruca, quindi Varese che va a giocarsi questi 3 minuti e spicci con assetto assolutamente ribassato e con Planezio che va a giocare da numero 5 tattico. Ora Pavia dovrebbe andare subito dagli Iannilli, ci va immediatamente, quindi 1 contro 1 del centro romano sulle tacche. Iannilli che consegna Di Bella, si può tornare da Iannilli, vediamo che il Dibo torna, sono 3 secondi, Iannilli sarà costretto a forzare, va a realizzare mostrando la lingua come Mick Jagger o come Alessandro Del Piero se preferite. Ora soluzione molto pulita in palleggio del settino di Maruca che va a chiudere il digiuno varesino.
64 a 62, 2 di vantaggio per Pavia, ultimi 3 giri di orologio. Ancora una volta Iannilli marcato da Planezio, ovviamente l'aiuto di Ferrarese per Guaccio, si dovrebbe tornare da Iannilli, invece si va da Benedusi, un secondo, Benedusi costretto a forzare, sbaglia Pavia che ancora una volta ha letto male, sarebbe urgente un minuto di sospensione. Mercante che ribalta per Maruca, aperto da 3 punti, l'uscita Iannilli, Maruca che non punisce perché va corta la soluzione pesante, Di Bella che controlla il rimbalzo, Faldiraghi che chiama la L, 2-12 da giocare. Di Bella che va a attaccare in palleggio, scarica da Guaccio, fuori per Benedusi che avrebbe una tripla aperta, mette palla per terra, attacca il ferro, Ferrarese che spende fallo. Ferrarese, il suo terzo fallo, esaurisce il bonus al Cesarosmese. Pavia che va in bonus, messa in zona d'attacco, se ne occuperà Nicolò Benedusi. Partita davvero drammatica, Pavia che ha assoluto bisogno di 2 punti per uscire da questa situazione psicologicamente davvero molto molto problematica. La squadra è visibilmente bloccata, senza certezze. Iannilli chiaramente l'ha scossa molto, ma sarebbe importantissima questa vittoria. Di Bella per Mascherpa che riceve, subisce il contatto di Mercante, arbitri che non fischiano nulla. Scarpa che è riuscito ad affidare palla a Iannilli. Iannilli. 1:57 fuori Iannilli, quindi Baldiraghi che adegua la stazza fisica dei suoi, ma Iannilli si raccomoda sul cubo dei cambi, quindi sarà prontissimo a rientrare, prende qualche secondo di pausa. Ferrarese che lavora dal palleggio, va sotto da Planezio contro Benedusi, Benedusi che tiene il contatto, va a spendere fallo, terzo fallo di squadra per Pavia. Fallo del numero 4 Benedusi, è messa in zona d'attacco, il secondo fallo, terzo fallo di squadra Pavia. Cosa fa? Non ho capito perché, come succede? Cambio per Pavia, rientra Iannilli, fuori Manuelli. Rimessa in zona d'attacco per Varese, palla nelle mani di Maruca, su di Guaccio che si fa battere troppo facilmente, c'è l'aiuto difensivo di Iannilli e Maruca che va a sbagliare sulla giocata difensiva fondamentale del centro romano, ma Guaccio si è fatto battere con eccessiva facilità. 1:27 da giocare, Di Bella con palla in mano, Pavia avanti 2, 64 a 62. Di Bella che lavora in palleggio, attacca l'area, una virata, sbaglia però il capitano, rimbalzo di Mercante, Di Bella che va a spendere fallo. E ora anche Pavia va in bonus, Manuelli sul cubo dei cambi. Fuori Iannilli, dentro Manuelli. Passerini con palla in mano, 1:12 da giocare. Benedusi che prova a difendere in anticipo su Planezio, ora prende posizione, Ferrarese che va fino in fondo, sbaglia, Mercante che non riesce a tenere vivo il pallone, a rimbalzo d'attacco. Ultimo minuto di gioco, altro cambio pallavolistico, quindi Manuelli che torna in panchina e Iannilli dentro per alzare il muro, appunto, se ci passate la metafora pallavolistica. Mascherpa con palla in mano, 57 secondi da giocare, palleggio prolungato di Mascherpa, l'uscita di Planezio, palla nelle mani di Guaccio che prova ad attaccare il ferro, va a subire un contatto, andrà in lunetta Angelo Guaccio con 46 secondi da giocare. Momento di sospensione chiamato da Vescovi. Finale ovviamente drammatico, ma non poteva che essere altrimenti visto il lungo inseguimento che
impegnato la Vinteras. 13-6 il parziale di questo quarto periodo di gioco. 46 secondi, squadre radunate attorno ai propri coach. Minuto di sospensione, vigorosa pacca sul sedere di Iannilli per Angelo Guaccio, che dovrà avere nervi saldi per mettere il 2 su 2 e portare Pavia a 4 di vantaggio. Vediamo se il giocatore di classe 98 va a sbagliare il primo. Palla alla vizza, è calato un silenzio irreale. Però gli applausi di incoraggiamento, vediamo se si va per l'1-2. Cortissimo il secondo, ma Guaccio va a rimbalzo, poi sbaglia un rigore. 40 secondi, Robur in attacco con due da recuperare, palla alle mani di Maruca. 29 secondi, Mercante marcato da Mascherpa e fallo di Mascherpa. Interpretazione abbastanza al limite, perché Mascherpa aveva comunque preso posizione difensiva, gli arbitri hanno premiato Mercante, quindi saranno due tiri liberi per Jacopo Mercante. 26 secondi alla fine, possibilità di impattare per l'esterno milanese. Vediamo se Mercante sarà più freddo di Guaccio. Mercante dalla linea della carità va a sbagliare il primo. No, questo lo fa supplementare. Vediamo il secondo tentativo di Mercante che va a realizzare, quindi uno di vantaggio per Pavia, 64-63. Vediamo la scelta di Varese, se andrà a commettere fallo. Va a commettere fallo su Nicolò Benedusi. Sarà presumibilmente stillicidio in lunetta per questi 23 secondi finali. Altro cambio per Pavia. Solito giro dentro Manuelli, fuori Iannilli, ovviamente per facilitare gli accoppiamenti difensivi, visto che Varese ha un quintetto di taglia Mignon. Va a realizzare un tiro libero pesantissimo Nicolò Benedusi. 65-63, due di vantaggio per Pavia, 23 secondi da giocare. Benedusi va per il 2 su 2, sono 3 di vantaggio per Pavia, 6 per lui. Minuto di sospensione chiamato da Vescovi, che ovviamente cercherà il tiro da tre punti del pareggio. È probabile che Pavia vada a spendere fallo per non rischiare il tiro pesante, quindi si andrà avanti così cercando di fermare il cronometro. Tiri liberi pesantissimi che l'ex capitano di Rieti e l'ex Paffoni Omegna è andato a realizzare per garantire comunque un possesso di vantaggio alla Vinteras. 15-7 il parziale di questo quarto, dimostrazione che Pavia, arrivata in fondo al baratro, ha reagito in primis dal punto di vista caratteriale, perché comunque 7 punti concessi ad una squadra talentuosa come Varese sono indubbiamente tanta roba, sono la dimostrazione che questa squadra ha le potenzialità per difendere con maggiore tegna. Tutto pronto per riprendere, ora vedremo la scelta difensiva di
Pat Baldiraghi. Possesso palla Cesano centro d'attacco. Rimessa in zona d'attacco per Passerini. Ovviamente pallone nelle mani di Ferrarese che si prende il pick and roll, su di lui uscita forte di Guaccio, Ferrarese che va fino in fondo, contenuto bene da Guaccio, si va da Mercante, 6 secondi per chiudere, Mercante che forza da 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Giulio Mascherpa, 7 secondi, Pavia avanti di 3. Fallo normale, non antisportivo, fallo di Passerini, quarto per lui e 2 tiri liberi a disposizione di Giulio Mascherpa che ha la possibilità di andare a mettere la parola fine a questo match davvero al calore bianco. Mascherpa che va a realizzare, calcio a un orlaccio, 20 per il braccio armato pavese. 2-2, 68 a 63, 7 secondi da giocare, Mercante che si fa tutto il campo, poi non controlla il pallone, rimessa per Pavia, è davvero rotto l'incantesimo, la Vinteras va a prendersi la prima vittoria questa stagione, muove finalmente la classifica, è bastato un quarto periodo davvero con il cuore in mano e Pavia è riuscita a rompere l'incantesimo, quindi finisce 68 a 63. Andiamo a recuperare i fatturati individuali, per Pavia sono 5 di Guaccio, 3 di Manuelli, 6 di Benedusi, 2 di Crespi, 21 di Mascherpa, 6 di Spatti, 13 di Bella, 12 di Annilli. Per la Roburet Fides Varese sono 8 di Maruca, 11 di Mercante, 20 di Planezio, 7 di Ferrarese, 6 di Passerini, 7 di Rosignoli, 4 di Assui. Dal Pallavizza, da Paolo Rappoccio, diamo la più cordiale buona serata agli amici del basket e diamo appuntamento per il prossimo match casalingo, sperando che la Vinteras si faccia soffrire davvero molto molto di meno. La più cordiale buona serata a tutti.